emozionante. E abbiamo qui con noi Antonella De Angelis. Infatti diceva Bianca, se la ricordiamo, ha un passato nella danza, nel teatro, però anche nella ginnastica, ma non volevo dire perché non c'era nulla quando ero piccola io, quindi loro sono piccole, sono sono più fortunate. grandissime, Bravi. bravissime, bravissime. Vabbè, 22 anni, però comunque non è poco l'impegno nell'arte. Sì, l'arte è stata insomma la mia casa per 22 anni, però ho sempre vissuto delle mie Si passa la passioni. relatrice, così la vediamo. No, vabbè, poi volevo dire che dal 2002 invece collabora con il FAI per la gestione delle visite, per i progetti di collaborazione, la gestione del personale e la responsabile della gestione del FAI della Baia di Edambo. Quindi Antonella, portaci la tua testimonianza. Sì, in effetti devo dire che non so se funziona, aspetta, mi sì. senti? Mi sono Perché aperta. sì, mi sentite? Ora va bene. Prima. Parlo ad alta voce perché sono abituata senza microfoni. No, vi ringrazio, veramente. Sono emozionata stasera e molto grata di questo premio. Ringrazio la FIDAPA, la Presidente Bianca Maria e Comune di Mieta, tutti voi, perché è la prima volta che vengo premiata per il mio lavoro, che poi devo dire è più la mia passione che il mio lavoro. In realtà le ho sempre seguite, è per questo che mi sono trovata ad attraversare tutti questi ambiti così, diciamo dal teatro ai sentieri in qualche modo. E avevo preparato una presentazione, però mi sposto di là perché lo faccio avanzare io. Vi volevo un po' introdurre in quello che è il mio lavoro, che è in un ambito più grande, come tanti di voi, come Francesca e l'altro, perché diciamo, lavoro per il FAI, un ambiente italiano, una fondazione che a livello nazionale gestisce una serie di beni. Una fondazione nata nel 1975 grazie ad un suggerimento che una donna che è molto vicina alla penisola sorrentina, cioè la figlia di Benedetto Croce, Elena Croce, fece fondatori del FAI, cioè ispirarsi al National Trust of England, che è una fondazione che gestisce un corpus di beni che sono anche il simbolo dell'identità inglese. E questo è successo quindi tra i fondatori del FAI oggi, perché è la festa della donna, ne ricordo una, che è Giulia Maria Crespi, che è la fondatrice, è stata presidente onoraria del FAI fino alla sua morte, che è avvenuta 2 anni fa, nell'estate del 2020. Quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, quindi per dirvi, è anche la nomino perché è lei che mi ha ispirato. Io mi sono innamorata di questa donna così volitiva, così determinata ad agire, a fare qualcosa in prima persona per proteggere, difendere e comunicare questo patrimonio d'arte che è anche la bellezza dell'Italia, che parte dalle nostre radici, che ha proprio un tratto molto identitario e culturale. Grazie, abbiamo superato questo passo. E quindi il patrimonio del FAI sono i suoi beni, sono 71 in tutta Italia, ne abbiamo inaugurato proprio uno la settimana scorsa, è stato donato al FAI un'azienda agricola, 300 ettari sul lago di Borsena, uno dei posti più belli della Tuscia. I suoi donatori l'hanno fondato, l'hanno costruito e si sono chiesti come farlo sopravvivere e l'hanno donato al FAI perché se ne prendesse cura, lo aprisse e lo facesse amare da tutte le persone che poi lo visitano. Quindi è una fondazione che gestisce patrimoni, è sempre alla ricerca di fondi, quindi il mio appello è anche qui stasera e soprattutto lo faccio dalla Baia di Erato, uno dei beni del FAI aperto al pubblico senza un biglietto d'ingresso, siamo gli unici. Questi sono un po' tutti i beni FAI più vicini, sono nel sud Italia, nelle isole, quindi anche in Sardegna, anche in Sicilia. Vi invito a scoprirli tutti sul nostro sito,
perché abbiamo un programma che coinvolge dai bambini agli ex bambini in tutta Italia. Il nostro prossimo appuntamento saranno le giornate FAI di primavera, anche qui in Penisola Sorrentina, tra Vico Equense, Sorrento, ma anche alla Bagliariera, abbiamo un programma, quindi vi aspettiamo. Venite a sostenerci e a conoscere il nostro lavoro. Che ti presento così, la Bagliariera è nostra, no? È l'identità della Penisola Sorrentina, della bellezza del Mediterraneo, ma quanti di voi sanno che è un'area naturale protetta regionale? 49 ettari di territorio, che contiene anche un sito ex industriale, perché nel 1987 Italsider, che aveva sfruttato una cava estrattiva per tantissimi anni, la torna FAI, che la restaura, e abbiamo fatto anche dei saggi archeologici, per cui ci sono due piccoli siti archeologici, c'è una torre di avvistamento anticursale, la torre di Montalto, e abbiamo anche un ufficio perché aspettiamo le persone in paese, a Merano, prima che poi affrontino il sentiero. E siamo in un'area di protezione bellissima, che è la punta della Penisola Sorrentina, che è un sito di interesse comunitario, una zona protezione speciale, per habitat prioritari e specie, e qui proteggiamo in particolar modo gli uccelli, siamo sotto le rotte migratorie degli uccelli e siamo proprio nel cuore dell'area marina protetta, punta Campanella, quindi Francesca si mette i suoi ragazzi nei porti, sicuramente incazzati. Esatto, lo so che siete venuti, vi ho visto dalla riva. E siamo appunto nel cuore dell'area marina protetta Punta Campanella, quindi è un sito che non ha bisogno di presentazioni, ma ha bisogno di protezione. E io lavoro per un luogo, anche per i suoi animali, abitati che non possono parlare, anche per chi c'è stato sui nostri sentieri prima di me, quindi portiamo questo testimone. È un posto difficile. Serve una certa, cioè devo allenarmi anch'io ragazze, devo avere una bella testatura per continuare, sono 20 anni che ci lavoro e vado sui giungoli sentieri, quindi io faccio per andare a lavorare 2,5 km all'andata, 2,5 km al ritorno e un dislivello di 250 metri. Il bene è articolato su questi due versanti, di Punta Campanella e di, diciamo, il promontorio di Montalto e vabbè, bellissimo, vi cattura dall'Italia, non mi abituo mai a questa bellezza e quindi vi faccio immergere poi nella baia perché vi voglio far vedere quello che è il nostro video di presentazione. Quindi, è un luogo che non è solo naturale, questo è il suo valore aggiunto, è un luogo che è il frutto del lavoro di generazioni con tantissimi piani di costruito dei terrazzamenti e anche di un lavoro di demolizione della cavalcera, dove i minatori avevano soggiunto questi stessi sentieri, nel luogo dove poi abbiamo rinunciato la natura, quindi anche quello, una bella volontà, tanti soldi in verità, tanti ne servono, perché siamo abituati tutti i giorni a tenere vivo quello che è la cultura costantina, quello che sono le tradizioni, i saperi, diciamo che tutti coltivano, e che devono preservare questo luogo di natura perché è la natura. Giovane adesso com'è, oppure questo che è il nostro
quartier generale della Bayer, il nostro punto di contatto con il pubblico, anche un po' la nostra cartolina, però era così. Quindi questo per dirvi che non è che siamo così bravi, questo è possibile dovunque, sarebbe possibile dovunque, quindi quando vi dicono che non è possibile non ci credete mai, perché è solo un fatto di volontà quello che si riesce a realizzare nella vita. Poi ci servono gli esempi, serve camminare su dei sentieri, serve andare avanti e sentirsi sicuri di fare quello che ci piace. E come dicevano i greci, quello che è bello è anche buono, e se ci credi lo realizzi. Quindi noi parliamo di questo, di quello che è la storia di questo posto, di quello che è stato, perché è stato un luogo di caccia, è stato un luogo dove l'uomo doveva sopravvivere, però parlare della caccia nella Baia di Eranto è, come dire, affrontare quello che invece adesso è il rapporto con la natura, quindi appunto animali, ma anche piante, e noi ne parliamo e mettiamo anche a disposizione questo sapere, quello degli ornitologi, delle persone che ci visitano. Per cui l'invito è 18 e 19 marzo a visitarci e partecipare alle speciali visite guidate ornitologiche. È un progetto di monitoraggio ambientale a cui abbiamo affiancato appunto delle occasioni per voi di capire il nostro lavoro qual è. E di partecipare, insomma, ci sarà anche un'attività di citizen science, potete partecipare anche quando andate in giro per sentieri da soli, a vedere tutte queste bellezze che sono anche rare, alcune molto preziose, protette da leggi dello Stato. E quindi vogliamo, questo è un altro impegno che sto avendo in questo periodo, stiamo lavorando appunto alla redazione di un libretto della biodiversità di Eranto per rendere visibile non solo la bellezza sul panorama dei paraglioni di Capri, ma anche la bellezza del paesaggio, dell'ambiente, dell'habitat della baia. Ci occupiamo di olivicoltura, sì, esiste ancora l'agricoltura eroica, non la facciamo solo noi, la fanno tutti quelli che ancora coltivano in ambienti come quello della Baia di Eranto. Ecco, la raccolta delle olive, sappiamo cos'era quando i nostri nonni dovevano portarsi tutto a spalla, e però produciamo buonissimo olio d'oliva, che è anche un altro modo per sostenere la Baia di Eranto e il nostro lavoro. Questo facciamo, tiriamo sulle pietre quando cadono, ci occupiamo diciamo, della tenuta dei sentieri dove passeggiano ogni anno circa 20.000 persone che vengono da tutto il mondo, e curiamo gli orti per tenere viva la cultura contadina, anche perché è il teatro, il palcoscenico delle nostre visite guidate, dove presentiamo anche il valore del territorio, quindi tante aziende agricole, tanti produttori, associazioni ci supportano e ci affiancano anche a far andare avanti, per perpetrare dei saperi che poi sono quelli che tengono vivi questi territori, quindi come fare gli innesti, come costruire un secco, come potare un albero, ecco, lo facciamo e lo abbiamo anche insegnato. Non sono da sola, fortunatamente c'è un piccolissimo staff, ma c'è, anzi stasera voglio salutare un'altra collega che è qui a dare supporto, Elisabeth Stede, che è medese tra l'altro, ed è una delle guide ambientali escursionistiche che accompagna estremamente i sentieri visitatori e poi tante altre guide. Sì, cerchiamo di proporre un contatto con la natura che sia anche educativo, esperienziale, in modo che lasci una traccia, un ricordo indimenticabile di chi viene. E questo per cui ci muoviamo anche in un contesto paesaggistico, l'avete visto, incredibile, abbiamo ampliato, insomma, non siamo tutte donne, c'è anche qualche uomo nel nostro staff. E le guide ambientali, proprio domenica abbiamo rinnovato la conoscenza delle pratiche di intervento per la sicurezza sui sentieri, che è parte del nostro lavoro, ci fa stare anche più tranquilli. E poi collaboriamo, come dicevo, con tantissime, vedrete in queste foto, tante persone, personalità conosciute che ci supportano da tantissimi anni per quelle che sono le speciali visite guidate, perché questo luogo ha una molteplicità di letture. Io non mi sorprendo ogni volta, ogni giorno scopriamo aspetti del nostro luogo di lavoro che non conoscevamo. E poi un grazie anche ai volontari, non
solo donne, tanti uomini vengono da tutto il mondo in realtà e ci supportano in quello che è un progetto bellissimo che parte solitamente d'estate, sono 10 anni che ci mettiamo in mano con Project Mare in collaborazione con l'Area Marina Protetta Punta Campanella e vi portiamo non solo per i sentieri ma anche in giro per la baia, quindi in kayak o maschere pinne perché è una simbiosi tra terra e mare in questo luogo. Che per forza diciamo, ci porta a collaborare. Quindi è un luogo che è dentro, rimane dentro le persone, quindi lo puoi vivere anche in una maniera molto personale, molto intima e anche fare queste esperienze che è difficile trovare, no? Vedere le lucciole, sentire il rumore del mare, il silenzio, senza un motore, senza nulla, quindi le sere fa d'estate. Che partiranno anche quest'anno, quindi sono un'occasione, spero di vedervi numerosi, a guardare anche le stelle, insomma, perché parliamo di mitologia, la mitologia delle costellazioni, quindi ci si diverte ma si impara tanto. Quindi adesso tocca a voi, vi ho presentato questo luogo, il mio lavoro, vi aspetto tutti, è una maniera per fare parte di questa storia, quella proprio di iscriversi a FAI, venire, partecipare a nostre iniziative, donare, essere generosi, perché è così, diciamo, ci mettiamo il cuore e quindi insomma, vi ringrazio.